conoscitore raffinato di musica, di letteratura, di storia. Molti dicono cosa c'entra, in fin dei conti quello che c'entra è la sensorialità del cuoco e il suo equilibrismo nel mettere insieme le materie. No, perché se c'è anche la raffinatezza del pensiero, della cultura, della bellezza, il cuoco è diverso, non c'è santo che tenga.